gli altri, però qualcuno di voi mi ha detto che ha i minuti contati e che non può rimanere a lungo, di conseguenza diamo la priorità a quelli che sono stati puntuali e che sono arrivati in tempo qui a questa mostra. Allora io a nome, ovviamente mio, a nome di Maria Cristina Bianchi, che oggi non è potuta essere presente per un impedimento, e tutte le altre persone che lavorano con noi, il nostro staff, quindi Giulia che è qui con me, Alessandra, Jessica, Gloria Ferrari che è la nostra fotografa ufficiale, Anna Maria Ferrari che è la comunicazione, il web, la nostra grafica, e Edo Canedoli, è il nostro uomo social che si occupa della promozione dei nostri eventi su Facebook, su Twitter e Instagram. Bene, tutti noi vi diamo, tutti voi, il benvenuto di essere qui quest'oggi. Metto qua perché magari qualcuno non riesce a vedere. Un saluto, un ringraziamento ovviamente agli artisti, oggi alcuni sono qui presenti insieme a noi, gli artisti che hanno partecipato a questa collettiva Gift of Art, doni d'arte. Stavo dicendo doni di Natale, no, sono doni d'arte, che poi sia fatto sotto le feste natalizie, questo ha a che fare un po' sicuramente con i doni. Detto questo, sono artisti un po' da tutta Italia che stanno partecipando, artisti con i quali io ho collaborato, alcuni di loro a lungo tempo, e quindi mi fa piacere poterli ritrovare qui insieme a me in un'altra esperienza artistica e poter presentare i loro lavori. Pensando a questa mostra, ho fatto una riflessione che l'uomo ha due coordinate principali, lo spazio e il tempo. Questo spazio e tempo è qualcosa che viene coadiuvato e viene, si può dire, cavalcato dall'arte. Però una cosa particolare è che l'arte, nonostante viva in simbiosi con l'arte, con lo spazio, scusate, il tempo, può brillare di luce propria, come un astro, come il sole, perché al di fuori dello spazio e del tempo lei può sussistere. La riprova di questo, ad esempio, io poi farò una carrellata parlando di ciascun artista che ha partecipato, ma la riprova di questo è quest'opera che è alle mie spalle, che è un'opera del Novecento, del secolo scorso. Sicuramente l'artista Giuseppe Pipin Ferrari era un artista che precorreva i tempi, perché quest'opera si trova a dialogare perfettamente con tutte le altre opere che sono esposte qui, anche quelle più concettuali che sono presenti quest'oggi. Quindi questo sta proprio a far capire che l'arte non ha tempo, rimane in se stessa, rimane a tempo indefinito. Io vorrei continuare a parlare di ciascun artista e parlando di questi doni d'arte. L'arte è un dono per ciascuno di noi, a prescindere che venga acquistato o meno, va al di là di tutto quello che è venale. Solamente anche chi non ha la possibilità di acquistare un qualcosa di artistico ne può usufruire guardandolo, e questo è già di per sé un dono. L'arte che noi proponiamo quest'oggi è un'arte a 360 gradi, trovate veramente un pochino di tutto. Voi siete abituati, specialmente qui a Palazzo Ducale, a trovare delle personali, delle bipersonali, e quindi avere meno distrazioni. Oggi invece vedete in questo evento tecniche, stili molto diversi, che comunque rispondono alla domanda del dono d'arte. Abbiamo qualcosa che è sul riciclo di Elena Verardo, riciclo, quindi vediamo che tutto si può utilizzare anche per fare arte. Andando avanti troviamo Marco Faggi, l'uomo molto raffinato, dall'arte molto raffinata, un pochino metafisico, e lui ha fatto del suo lavoro il suo hobby, direi che il suo lavoro è diventato il suo hobby. Marina Carboni, nota per le sue trasparenze, è stata qui presente insieme a noi in una mostra pochi mesi fa.
Tiziano Calcari, anche lui l'uomo che utilizza la spatola e con dei bianchi molto particolari. Abbiamo una scultura di Paolo Borio, quasi che ci vuol dire state in silenzio e ascoltateci, perché abbiamo qualcosa da dire, perché l'arte ha molto da dire. Ancora reduce abbiamo nella parete qui piccola un albero in 3D fatto in legno di Narciso Dall'Orto, anche lui reduce della mostra, una delle ultime mostre che abbiamo fatto. Luca Peroni, ho notato che ha destato molto interesse quell'opera. Lui utilizza la resina, quindi è un gioco di tecniche e sicuramente ha ottenuto un bellissimo risultato. È sicuramente un quadro molto affascinante, molto bello, deve essere utilizzato con una luce particolare, altrimenti situato in una zona, anche in una casa, in una zona buia, non rende quanto dovrebbe rendere. E quindi mi sembra che siamo riusciti. Nicola Pacagnella, fotografo. Beh, io cominciamo da quella parete in fronte a me. E direi che la parola da utilizzare guardando quella sua fotografia è equilibri. Equilibri in tutto, equilibri per ciò che lui rappresenta, ma equilibri anche nella composizione. Anna Maria Ferrari, lì c'è un dialogo tra digital art e pittura e sicuramente sono stati ottenuti degli ottimi risultati. Maurizio Meli Soleman, io vado in ordine dell'orologio. Maurizio Melissa Romano, lui utilizza materiale che ha già una sua storia, ha già un vissuto e quindi oltre che c'è il racconto del quadro in se stesso, c'è proprio il racconto del materiale che viene utilizzato. Un'altra fotografia è quella di Gloria Ferrari, l'amore per gli animali sicuramente è insito in questa fotografia, direi molto ironica, molto particolare. Un'installazione che di fronte a me, questa croce blu, con dentro i guanti di lattice, che è una prerogativa di Paolo Lorenzo Parisi. Perché il guanto di lattice? Già questo l'ho detto molte volte, perché con lui abbiamo fatto veramente molti eventi insieme. E perché il guanto di lattice è la prima cosa che ti tocca quando vieni al mondo ed è l'ultima cosa che ti tocca quando muori. Di conseguenza racchiude il circolo della vita. Ma poi ci sono anche altre cose che si possono dire su questo, ma abbiamo la possibilità di avere Paolo qui, quindi se volete chiedere lui sicuramente vi risponderà. Il guanto comunque è qualcosa che ci distacca la nostra pelle, ci copre, ci protegge e mette però dei paletti nei confronti delle altre. Quindi questo è un modo per poter dialogare con gli altri anche utilizzando cose assenti. Ancora abbiamo due opere in realtà, lì ce n'è una, facendo sempre il giro orario, di Antonio Giordano. Lui utilizza il ferro, un ferro temprato, perché sono attrezzi di lavoro, dalle pinze, tutte cose molto antiche che hanno il loro vissuto e sono state a contatto con il fuoco, quindi è particolarmente difficile poterle forgiare. E abbiamo appunto questa scultura e un piccolo quadro dietro fatto sempre di materiale metallico, però coadiuvato dal cromatismo. Sergio Franzosi è un architetto, lo si nota assolutamente dalle linee così geometriche, dalle cose così come lo spazio è ribaltato, ecco che ritorniamo a parlare di spazio parlando di arte. E due quadri un pochino più classici, Carolina Ferrara e Carmen Mongiardino. Carolina Ferrara, la riflessione, la solitudine, la malinconia, e Carmen Mongiardino, il lavoro dei pescatori, cioè noi che siamo qui a Genova, in Liguria, ci vengono in mente i nostri pescatori, che sono però inseriti in un ambiente molto romantico. Anna Gatto, architetto, che ci propone una ricerca di materiali e una ricerca di cromatismo, dove soluzioni anche accidentate vengono poi utilizzate con una tecnica magistrale e creano degli effetti molto particolari.
Franco Borio, un'altra fotografia. Ecco, in questo caso, ritornando al discorso dello spazio e del tempo, questa fotografia rappresenta il Galata, il Museo del Mare, dove tra l'altro molti di voi sono stati insieme a me con delle mostre, prima ancora di essere abbattuto, e quindi diventa l'arte come un documento. Quello non c'è più come era una volta, era inteso come una volta, però sussiste graficamente, è stato immortalato. Quindi vedete che l'arte non ha problematiche con il tempo, vive assolutamente da sola. Laura Mutti, dei riflessi molto particolari, sono molto gradevoli, sono quasi pittorici, quindi qui la fotografia assume una valenza pittorica. E poi Elena Dellera che utilizza anche lei i colori in modo particolare, è una ricerca anche in questo caso di utilizzo dei colori, riscoprendo effetti speciali. Carlo Busetti è uno dei miei artisti con i quali collaboro molto spesso. Lui utilizza, è un digital painting, utilizza l'iPad per fare questi lavori e, come ho sempre detto in altre occasioni, la particolarità è che nonostante sia utilizzato uno strumento tecnologico, queste sue opere danno delle emozioni e quindi non sono asettiche come un qualcosa di tecnologico dovrebbe dare. Ritorniamo nuovamente ad Antonio Giordano con un'altra... È andata via la luce lì, c'era la luce, probabilmente si è staccata. Antonio Giordano e ancora Tonino Sant'Orsanio con una sua. Bene, credo di non aver dimenticato nessuno, credo di aver detto tutti, ora però possiamo continuare a parlare con loro, a parlare con questi nostri artisti, bevendo qualcosa insieme. E io ringrazio ancora tutti voi di essere qui presenti e vi do appuntamento, non mancate se è possibile, sabato 9 nell'altro nostro spazio espositivo al CAD in via Chiabrera al 7 interno 2, che avremo una nuova collettiva, un'altra collettiva. Questa rimane fino al 15 di dicembre per lasciare lo spazio a una nuova personale, mentre il 9 di dicembre al CAD avremo una nuova collettiva. Io ringrazio tutti voi e adesso andiamo a bere qualcosa. Grazie.